E il responsabile del Viminale questa mattina era a casa Pesenna, nel Casertano, per assistere alla demolizione del bunker del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, arrestato 12 anni fa. Lorenzo Santorelli. In quei 65 metri quadri ricavati sottoterra, Michele Zagaria nascondeva il suo passato e controllava il suo feudo. Il boss dei Casalesi finì la sua latitanza nel 2011 in un covo riparato da una botola e doppie pareti in cemento armato all'interno della villa bunker della famiglia Inquieto a Casapesenna. È qui che fu arrestato, dopo 16 anni, in fuga dalle condanne all'ergastolo per il sangue sparso nel Casertano. La villa monumento alla camorra, per lungaggini burocratiche, è rimasta in piedi fino ad oggi, quando le ruspe dei vigili del fuoco l'hanno buttata giù. La lotta alla criminalità organizzata si fa anche dimostrando che le istituzioni della Repubblica sono assolutamente unite nel combattere i fenomeni di criminalità organizzata. Zagaria, 65enne, sta scontando la sua pena al 41 bis nel carcere di Cagliari. Al posto del suo ultimo covo sorgerà un parco pubblico.